Buonasera amici, benvenuti a Green Bees. Il primo ospite di questa sera è il dottor Ugo Cominelli, che si occupa di trattamento rifiuti elettronici e plastica. L'azienda si chiama 2C Ecologia in Elettronica. Buonasera dottor Cominelli. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Allora, ci parli un po' della sua azienda. Di cosa si occupa 2C? 2C si occupa di recuperare i rifiuti prodotti da tutte quelle aziende che costruiscono apparecchiature elettroniche, a partire da chi produce proprio la scheda elettronica fino a chi fa gli apparati completi. Cioè, il nostro intento è quello di recuperare il più possibile, quindi con delle fasi di smontaggio delle separazioni togliamo praticamente tutte quelle parti che poi con successive lavorazioni vengono riportate a livello di materia prima per poter essere poi reimpiegate. Nell'esempio delle plastiche vengono ristampate, nell'esempio delle schede elettroniche vengono tolti quei particolari preziosi e tutti gli altri metalli vengono avviati a recupero. Sì, perché voi so che riciclate, cioè riuscite a smaltire sui 30.000 quintali, abbiamo tonnellate. Capacità di 30.000 tonnellate, all'anno, quasi sì. Il 96% riuscite a riciclarlo. Di recupero, sì, abbiamo una percentuale di recupero del 96%. Che è molto elevata, direi. È abbastanza elevata, sì. Il nostro intento sarebbe ad arrivare a 100, che è impossibile, però qualcosina in più riusciremo a fare sicuramente nei prossimi anni. Abbiamo già in mente di installare un altro impianto che stiamo visionando e studiando. Che farà delle separazioni particolari su metalli, particolari più che metalli, che in questo momento hanno una difficoltà a essere recuperati così tal quali. Io alcuni anni fa ho visto un filmato in India, una discarica piena di telefonini, apparati elettronici, in cui queste persone aprivano questi telefonini e toglievano tutto ciò che c'era di nobile, materiale nobile. Esatto. Come oro, argento e quant'altro. Esatto. Per recuperarlo. Voi quanto oro recuperate all'anno? All'anno siamo su qualche chilo d'oro all'anno. Argento le posso dire che recuperiamo intorno ai 5-6 chili al giorno. I filmati che ha visto lei, in effetti sì, ce ne sono molti in giro, sono reali, perché avvengono sia in India che in Cina con... Poi però bisogna calcolare i danni che vengono fatti all'ambiente da queste lavorazioni. E questo è il problema vero, sì. Perché per recuperare l'oro, per esempio, viene usato un vecchio sistema che è quello di immergerlo in mercurio. Il mercurio ingloba tutto l'oro, poi viene fatto evaporare e rimane l'oro. Direi. Però il mercurio, come lei sa, è un mutageno, quindi inalato cambia addirittura il DNA. Certo, sì. Basta pensare all'amalgame al mercurio, al piombo, che ancora molte persone hanno e non sono da vedere le bombe a tempo veramente in bocca. Questo è un altro argomento, ne parleremo magari un'altra volta, chi lo sa. Però ecco, voi come avete delle macchine che estraggono questi metalli o questi esatto. Materiali nobili o non nobili da recuperare? La prima fase è una fase di studio sull'apparecchiatura, perché dobbiamo capire di cosa è fatta. Quindi è una smembratura che viene fatta manuale solitamente e poi si va a vedere cosa c'è. Quando abbiamo visto il materiale che c'è all'interno, studiamo il sistema migliore per fare il recupero, logicamente nel rispetto dell'ambiente. Quindi se c'è da fare dei distacchi, si fanno dei distacchi, oppure se è materiale che è puramente, mi passi il termine, metallo volgare, viene triturato su impianti che hanno delle separazioni ad aria per cui riescono a separare i vari tipi di metallo dalle impurità. Certo. È interessante questa cosa. Come vengono, quindi i rifiuti vengono trattati in che modo esattamente? Attraverso solventi, attraverso... No, diciamo... C'è una manualità da una parte? In Italia appunto ci sono alcune aziende localizzate più o meno nella zona di Arezzo e nella zona di Vicenza che fanno recupero su alcuni rifiuti elettronici. Usano i sistemi normali che vengono usati, la galvanica, l'incenerimento, per recuperare i preziosi. Fuori dall'Italia, nei paesi nordici, in Germania, hanno avviato altri impianti che lavorano con nuovissimi sistemi a impatto ambientale praticamente quasi zero. E quindi noi di solito cerchiamo di capire dove va a finire il materiale, andiamo a fare degli audit presso le aziende per capire cosa ne fanno e a chi conferire questi materiali, in maniera che lavorino appunto con l'etica che ci siamo posti nel corso degli anni. Abbiamo certificazioni ambientali, abbiamo... fatto nel corso degli anni anche degli studi e dei corsi appropriati a tutti i nostri dipendenti per formarli a capire
cosa fare e dove mettere le mani, cioè quando c'è da togliere. È importante questo. Esatto, perché quando ci sono delle batterie che possono risultare pericolose vanno stoccate in un certo modo, quindi in continuazione facciamo corsi interni. A proposito di batterie, noi sappiamo che le batterie al litio, che sono una componente importante dei telefonini, no? Sono molto pericolose. Vogliamo dire al pubblico dove sta la pericolosità delle batterie al litio? Ora, la pericolosità delle batterie al litio è che, come sappiamo tutti, si incendiano con piacere. Ecco. Diciamo che non esplodono. No, l'esplosione intesa come botto enorme, no. Però si incendiano. Si incendiano. Cioè, specialmente tutti avranno notato, non dico, spero che non sia capitato a tutti, di avere degli smartphone o degli iPad o che si gonfiano. Certo. Questa batteria quando si gonfia... Già quello è un indizio di pericolosità. Non bisogna mai, quando la batteria è gonfia, dire ok, io ho sentito e ho visto, ma gli faccio un foro così si sgonfia. Se fa un foro con un metallo, il metallo praticamente agisce con la batteria e può darsi che si incendi. Da un cortocircuito che si incendi. Ecco, certo. E crea veramente un grosso problema. Bisogna imbecilli però per fare così, perché metto un chiodo, ma... Io le dico, nella nostra esperienza, noi ritiriamo i telefoni negli Apple Store ufficiali d'Italia. Ne vede di tutti i colori, diciamo, sì. Ho visto cose che sono... Chi lo rompe a metà perché vede che si sta gonfiando, cerca di romperlo. Purtroppo... Sono pericoli reali, non sono pericoli... Ma diciamo che il pericolo nasce soprattutto dal caricatore. Se non è a norma e se non è soprattutto il caricatore originario. Esatto, molte volte si risparmia sul caricatore, so che hanno dei costi abbastanza proibitivi, perché dico, vabbè, spendo meno e l'effetto mi fa uguale. Non è vero, perché i caricatori delle marche stabilite arrivano a un certo punto e hanno un dispositivo che blocca la carica una volta raggiunta la carica. I caricatori universali hanno questo dispositivo o no? Diciamo, ci sono certi caricatori universali che vengono fatti appunto per poter sopperire al caricatore, sono caricatori di secondo equipaggiamento, ma sono fatti bene, allora può darsi che abbiano questo dispositivo. Però ci sono addirittura delle case che mettono dei programmi per cui non leggono il caricatore che non sia originale della casa. Quindi quando arriva alla massima carica prosegue. Questo proseguimento della carica è pericoloso, in quanto le molecole tendono ad allontanarsi troppo e quindi si gonfiano. Una volta che la batteria è gonfiata, non si recupera più, non c'è possibilità. Va cambiata, non c'è niente da fare. Ho letto di qualcuno che dice la prendiamo, la mettiamo nel freezer, la facciamo raffreddare. No, non facciamo queste cose, per l'amor di Dio, perché a parte che creare... Quello era uno chef però che l'ha fatto, voleva fare un nuovo piatto. Un nuovo piatto a base di litio. Base di litio. È una cosa abbastanza pericolosa, soprattutto, adesso lasciamo stare il fatto dell'incendio. Queste batterie quando vengono forate, quando si formano, perché anche da sole si aprono, certo. A parte l'odore sgradevole che uno sente e veramente non puoi non sentirlo, sono inquinanti. Ma certo, uno tocca con le mani, non bambini. Ci vuole una scienza infusa per capire che le batterie non vanno toccate, non vanno bucate. Abbiamo in Italia un sistema bellissimo di raccolta delle batterie che funziona, perché funziona bene. Conferite a chi quindi volete. Usate sempre dei caricatori a norma e soprattutto della casa, del telefonino stesso, perché altrimenti sono problemi. Senta, invece per quanto riguarda le plastiche, come operate? Allora, per quanto riguarda le plastiche, noi recuperiamo praticamente quasi tutti i tipi di plastiche, eterogenee e omogenee. Il problema delle plastiche, che adesso sta uscendo appunto dalla raccolta differenziata, che adesso non sembra più che sia come era prima, è che hanno capito che non esistono plastiche compatibili con altre plastiche. Cioè ogni plastica deve essere macinata da sola. I mix di plastiche fatti negli anni passati per fare paletti, non paletti, quelle cose lì, hanno fatto degli oggetti che tutto sommato hanno funzionato un po', però logicamente ogni plastica ha delle caratteristiche diverse, una dilatazione diversa. Quindi, PVC per esempio PVC è un veleno, è inquinante per tutte le altre plastiche. Non si può assolutamente, anche noi che trituriamo, che abbiamo 3 impianti di triturazione, non trituriamo PVC. Lo mettiamo da parte, lo portiamo a un'azienda che fa solo PVC. Perché? Perché è altamente inquinante per tutte le altre plastiche. Certo. Proprio rende inutilizzabili qualsiasi plastica. Ma anche tra di loro, cioè tra di loro le plastiche non sono compatibili. Nylon non ha nessun grado di compatibilità con altre plastiche, deve essere solo lui e basta. Ok. Io ringrazio il dottor Cominelli per le informazioni importanti che ha dato ai nostri telespettatori riguardo le batterie al litio e quant'altro,
E quindi buon lavoro e alla prossima. Grazie, grazie. Mille. Noi ci vediamo tra poco. Grazie. Grazie mille, grazie. La seconda azienda ospite di Greenbees è la Donau Carbon Technologies, che si occupa di impianti per il trattamento di emissioni inquinanti volatili. Ne parliamo con il titolare, il dottor Giuseppe Dell'Acqua. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. È un piacere. Allora, ci spieghi cosa fa la Donau? La Donau Carbon filtra praticamente l'aria che le aziende, specialmente nel settore della stampa rotocalco, utilizzano solventi per diluire gli inchiostri o gli adesivi per poi trasferirli sul film o sulla carta o su altri supporti. E sono altamente volatili. Volatili perché devono evaporare velocemente perché possono essere sovrapposte il colore. Le macchine rotocalco funzionano con una velocità pazzesca, 60.000 metri all'ora, quindi velocità. Quindi tra una operazione dal deposito di un colore all'altro, l'inchiostro deve essere asciutto per poterlo sovrapporre con un altro inchiostro, altrimenti l'immagine. Per far questo si utilizza i solventi che sono molto facilmente evaporano molto velocemente e quindi vengono utilizzati per diluirli in modo che possano essere trasferiti gli inchiostri sul film o sulla carta edizione. Quindi il vostro intervento è di pulire l'aria. Pulire l'aria. Come fate? Noi puliamo l'aria facendo di più, cioè recuperando, cioè l'aria praticamente viene fatta passare attraverso dei carboni attivi, ecco perché ci chiamiamo Donau Carbon, certo. Perché utilizziamo i carboni attivi per sappiamo che il carbone è un filtro importante. Importante, il carbone ha caso migliaia e migliaia di pori, milioni di pori che sono in grado di catturare le molecole della sostanza organica, cioè gli idrocarburi che sono, certo, dentro, qui nel solvente, vengono catturati all'interno di questi pori. E attraverso questo filtro, che normalmente è un letto, quando i carboni sono saturi, abbiamo dei detector che avvertono che l'assorbitore è saturo, sono diversi assorbitori che vengono rigenerati di volta in volta. Quando è saturo noi lo rigeneriamo, quindi puliamo i carboni con l'azoto caldo ovviamente, con una condensazione separando i solventi, ritornando liquidi, e i gas riciclati sempre per poter desorbire ancora fino a quando i carboni sono puliti e quindi possono essere raffreddati e rimessi ancora in assorbimento e quindi saturati di nuovo per anni e anni e anni. Quindi i solventi che poi vengono... Quindi il filtro non si deve cambiare ogni tot anni? No, non si cambia mai. Si pulisce e si poi pulisce, poi diciamo c'è una manutenzione ogni 5-6 anni, si fa uno screening, si eliminano le polveri perché ovviamente le polveri poi impediscono il passaggio dell'aria e quindi si consuma di più energia, certo, elettrica, ma non so un dettaglio. E il brevetto XCRS, di cosa si tratta? Il brevetto XCRS è una nuova famiglia di impianti che abbiamo sviluppato. Voi avete degli impianti enormi, enormi che servono, sì, per aziende che hanno dei volumi. Volumi da 2-3 mila tonnellate all'anno. Quindi di parliamo solvente. Parliamo di editoria che sì, noi abbiamo passato, stampano. Interessato quasi tutti gli impianti che sono installati presso gli editori in Italia, ma anche all'estero, sono di nostra costruzione. Adesso è un settore che è molto in crisi perché l'internet ha un po' ridimensionato. Sì. Una volta Sorrisi Canzoni faceva 1,5 milioni, certo, 2 milioni di copie, adesso non so quanto ne fa. Non ne fa più un milione. Non ne fa più. Ecco, Famiglia Cristiana, che è un altro nostro cliente, faceva 1,5 milioni. Il settore dell'editoria è stato rimpiazzato dal settore dell'imballaggio flessibile per il food, per gli alimenti, che è un settore in espansione in tutto il mondo, perché una volta gli alimenti arrivavano sulle tavole o nei grandi nei bazar, cioè direttamente dalla campagna, adesso non è più possibile, anche perché andrebbe perso metà del traffico, metà del prodotto.
quindi vengono imballati e per imballare si utilizzano anche questi diciamo involucri di plastica con stampato di cosa sono, cosa fanno, oltre ad avere un'immagine gradevole. Per stampare sì, questo, il packaging, quello che viene chiamato in generale packaging in la generale. Confezione in italiano. La confezione viene stampata sempre con macchine rotocalco, certo, con lo stesso procedimento, soltanto che mentre per l'edizione sulla carta venivano utilizzati dei solventi che non erano solubili in acqua, quindi potevamo utilizzare la rigenerazione con vapore, con i solventi che devono essere utilizzati nell'imballaggio versibile, visto che l'evaporazione deve essere ancora più veloce perché non attacca l'inchiostro sul film, utilizzano solventi molto più volatili come l'acero etile, come l'alcol, e quindi che sono solubili in acqua. E quindi se noi dovessimo rigenerare come in passato con il vapore, trasferiremmo il problema dall'aria all'acqua, certo, e quindi non avremmo risolto. Quindi abbiamo sviluppato gli impianti ad azoto caldo con condensazione, che però condensare un liquido vuole un sacco di energia. Quindi abbiamo sviluppato invece questa nuova tecnologia che anziché condensare, noi scaldiamo sempre con l'azoto caldo, ma strippiamo con il vuoto, sottovuoto, quindi fa risparmiare circa un 40% di energia e poi le dimensioni dell'impianto hanno dimensioni più ragionevoli. Quindi è una tecnologia che agisce in modo più conveniente dal punto di vista economico. Assolutamente. E poi risparmia energia. Risparmia energia, doppia, quindi può essere a doppia valenza, perché risparmio, certo, energia vuol dire meno emissioni di CO2, ma soprattutto l'alternativa al trattamento di queste è l'ossidazione termica rigenerativa, quindi vuol dire generare quantità enormi di CO2 in atmosfera, perché, certo, l'ossidazione è data dalla... Quindi voi a chi vi rivolgete specificatamente? All'editoria in generale? Noi ci rivolgiamo al mercato del packaging in generale, ma non solo, del coating, cioè del lacquering, anche le macchine lacatrici utilizzano solventi, colle, eccetera, per diluire e per trasferire sul prodotto, e dopo questo compito devono essere evaporati, anziché inquinare l'atmosfera con questi gas tossici, noi li recuperiamo, e ha anche un valore economico molto importante, perché noi dobbiamo pensare che un chilo di solvente costa un euro, quindi una fabbrica che produce 2.000 tonnellate sono 2 milioni di euro che spende ogni anno per comprare il solvente. Se li brucia 2 invece milioni di euro. Invece voi cosa fate? Recuperate il solvente e loro può essere di nuovo riutilizzati. Loro utilizzano, e risparmiano un bel po' di soldi. Noi lo purifichiamo come nuovo, cioè abbiamo 2-3 colonne di distillazione che distillano il solvente come nuovo, 99,99% di purezza, e quindi può essere riutilizzato direttamente in fabbrica. Questi hanno vantaggi enormi, perché uno deve comprare i solventi, quindi non spende 2 milioni dalla tasca. Secondo, non inquina la strada, perché il camion poi bisogna portare i tonnellati, certo, di solvente. Quindi deve essere smaltito. Quello lì, è lì il circuito è chiuso direttamente sulla fabbrica. Certo. Quindi è un circuito chiuso in cui il solvente viene recuperato e riutilizzato. Riutilizzato per anni e anni, perché non si altera. Una volta purificato è sempre quello. Come nasce la vostra azienda, brevemente? La nostra azienda nasce circa 40 anni fa. Inizialmente lavoravamo con licenza di una società tedesca. Dove siete voi? Noi siamo a nord di Milano, a Guanzate, che è vicino a Piano Gentile, perché tutti conoscono l'Inter, quindi, certo, abbiamo il training center lì a due passi. 40 anni fa, iniziando a fare appunto impianti per l'editoria, per società molto famose come Mondadori, Rizzoli, eccetera, i nostri impianti. Per questi, dove si utilizzava comunque toluene, quindi si poteva recuperare facilmente e rigenerare i solventi con vapore, separare o riutilizzare. Dopodiché negli anni abbiamo sviluppato questa tecnologia con gas inerte e anche altre tecnologie per di ossidazione termica rigenerativa, quando per esempio nei farmaceutici o in altri settori come nelle gomme, Pirelli, hanno tutti i nostri impianti per trattare le emissioni, perché altrimenti inquinerebbero. Certo. E quindi abbiamo portato avanti questo fino a 2 anni fa, che abbiamo pensato che era ora di trovare una soluzione anche per i piccoli produttori, che sono l'80%, il 90% dei produttori mondiali, perché
sono formati da aziende che hanno 2-3 macchine rotocalco. Prima invece ci rivolgevamo a chi aveva 10 macchine rotocalco e quindi erano molto limitati. Certo. Qui potevano permettersi di investire una cifra così importante, mentre, mentre con questa nuova tecnologia riusciamo a raggiungere anche una clientela molto più diffusa nel mondo. L'ultimo impianto che abbiamo venduto addirittura in Etiopia, dove non ci sono certamente non ci sono leggi per quanto riguarda l'ambiente, ma però recuperare i solventi e non importarlo dall'Europa, che costa una cifra, è un must per loro per poter andare avanti, e quindi l'Africa sarà sicuramente il futuro per la vostra azienda e per altre aziende. Grazie al dottor Dell'Acqua per essere intervenuto e averci parlato della propria azienda, e noi ci vediamo tra poco per il nostro terzo ospite. Grazie, dottor Dell'Acqua. L'ultima azienda ospite di questa sera di Green Bees è la FIMIC. Cambia filtri per riciclaggio di scarti industriali e post consumo. Ne parliamo col direttore vendite, che in realtà è una dottoressa, è una bella signora. Buonasera, benvenuta. La dottoressa Erika Canaia, che non è sola, è in compagnia, nel senso che è in dolce attesa. Sì, di 6 mesi. Meno male, 6 mesi, quindi abbiamo tempo. No, perché l'ultimo parto che ho fatto è stato in teatro, era la mia amante, ha partorito, nel senso che faceva parte della scena. Sì. E è andato così e così, insomma, ho fatto del mio meglio. Speriamo non sia il caso adesso. No, 6 mesi, abbiamo tempo, no? Ci mancherebbe altro. Dunque, di cosa si occupa la FIMIC? FIMIC è un'impresa familiare ed è concentrata sulla costruzione di un macchinario molto importante nelle fasi di riciclo della plastica, e si chiama cambio filtro automatico. È una macchina che ha inventato mio padre, e sono 20 anni che costruiamo questa macchina, ma FIMIC ha una storia più lunga, perché è degli anni 60, è stata creata negli anni 60 da mio nonno, quindi è un'impresa totalmente familiare. Voi siete dove? Di dove siamo? A Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, e siamo 22 persone, 22 giovani che stanno sviluppando questo macchinario innovativo, perché permette di filtrare le contaminazioni della plastica post-consumo. Nel senso che, per esempio, il flacone di detersivo, che quindi viene giustamente pubblicizzato con un'etichetta, l'etichetta però è di carta. Quindi per poterla eliminare e riutilizzare la plastica viene filtrata, e quindi il macchinario serve per filtrare la plastica e riutilizzarla. Quindi per pulire la plastica in qualche modo, fare in modo che i frammenti di plastica che poi vengono utilizzati per una nuova rigenerazione siano puliti, non siano contaminati da altre sostanze. Esatto, da altri materiali. Questo era l'esempio dell'etichetta, ma può essere legno, può essere qualsiasi altro contaminante, quindi che noi naturalmente, per esempio il vasetto di yogurt, che non utilizziamo l'etichetta sopra di alluminio, l'alluminio deve essere eliminato. Certo. C'è una bella testa per creare un filtro, voglio dire, che fa questo. Suo padre è un ingegnere? Mio padre è una persona che ha studiato meccanica e che è molto pratico, quindi ha creato... Ci vuole senz'altro, bisogna essere pratici, pratici. Questo non c'è dubbio. Un filosofo non l'avrebbe fatto di certo una cosa del genere. Esatto, quindi diciamo che siamo pochi al mondo che hanno creato questa macchina, e la vendiamo in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda fino a Sud America. E mentre adesso quest'anno abbiamo venduto anche in Africa per la prima volta, e senza andare tanto lontano, in alcuni paesi dove pensiamo che il riciclo appunto è in fase di evoluzione, anche per esempio in America si ricicla solo il 10% della plastica prodotta, mentre in Europa siamo al 30%, quindi lavoro da fare ce n'è ancora. Complimenti a suo padre. Noi siamo un popolo di creativi, no? Oltre che di poeti e di filosofi, siamo assolutamente molto creativi, e questa nostra creatività è invidiata in tutto il mondo, c'è poco da fare. Siamo casinisti, come si dice, però siamo anche creativi. D'altra parte, se uno non è casinista non può essere anche creativo, se uno è sempre di moglie, che creativo è, non ho capito. Senta, qual è la vostra mission? Negli ultimi anni, soprattutto grazie, secondo me, finalmente a una sensibilizzazione delle persone all'ambiente, siamo riusciti finalmente a essere parte di un mondo
che è quello del riciclo, che non si nasconde più, in quanto l'idea dello sporco, della spazzatura, certo, era demonizzato. Invece ora siamo, nell'ultimo anno e mezzo, siamo particolarmente vivi all'interno di questo mondo, e la mission di FIMI, che è quella naturalmente di sostenere un riuso e un valore allo scarto, che è quello che finalmente i mass media stanno prendendo ovviamente in esame e stanno valorizzando. Sì, che è il futuro poi, voglio dire, del nostro stile di vita, cercare di riciclare il più possibile, anche perché oramai siamo arrivati a toccare il fondo per le materie prime, no? Se noi non riusciamo a riciclare la materia che abbiamo a disposizione, non è che possiamo... Siamo agli sgoccioli, voglio dire, per cui il riciclaggio oggi di qualsiasi materiale è fondamentale ed è importante soprattutto sensibilizzare il consumatore a tale scopo. Quali vantaggi ci sono a livello di sostenibilità? Ci sono molti materiali plastici che non venivano riciclati perché erano ritenuti appunto troppo sporchi. Invece la nostra macchina permette di riciclare anche alcuni prodotti che in passato non era possibile e quindi venivano semplicemente esportati o venivano appunto inceneriti o in discarica. Invece finalmente questo business che è stato valorizzato in questi anni ci ha permesso di creare un riciclo e un'economia circolare che dobbiamo sostenere. Che è assolutamente importante. A voi a quale azienda vi rivolgete specificatamente? In Italia ci sono moltissimi riciclatori e purtroppo si nascondevano in passato, nel senso che non veniva comunicato in modo adeguato quello che poteva essere il riciclo, come veniva realizzato il riciclo, e quindi tutti i riciclatori... Perché si nascondevano? Perché c'era questa idea dell'immondizia come un non valore, invece quindi tutte le balle di plastica. Adesso tutto... nel mondo invece l'immondizia è un affare di miliardi. Di riuso, che quindi finalmente abbiamo potuto comunicarlo, e quindi è stato creato FIMI, che è parte di un progetto di comunicazione nei confronti dei consumatori che si chiama RIUAR. Ed è un progetto che è stato creato un anno e mezzo fa in Italia. L'ha creato lei? Io sono una delle fondatrici, ecco. Sì. È stato creato, sono sei pagine Facebook europee, quindi italiana, greca, Germania, Spagna. Diverse lingue. Esatto, cioè. In diverse lingue, che spiega il riciclo al consumatore, le applicazioni della plastica riciclata e naturalmente l'importanza del riciclo. Tutti i commenti vengono replicati, quindi domande e questioni che vengono dal consumatore vengono replicate e spiegate. Siamo 31.000 follower. Ah, ci picchia, complimenti. E la vostra azienda quando nasce? Me l'ha detto, circa 20 anni fa, no? Più o meno. La macchina è stata creata circa 20 anni fa, però l'azienda è degli anni 60, quindi abbiamo festeggiato i 55 anni. Complimenti. Da poco. E insomma siamo in crescita, perché il riciclo ha bisogno di macchinari, e c'è tanta tecnologia italiana e siamo parte di un mondo veramente enorme nel riciclo. La macchina che voi avete creato, che suo padre ha creato, diciamo, non esiste in altre nazioni se non voi l'avete esportata? Ci sono cinque aziende che creano questo tipo di cambiafiltro, naturalmente con sistemi diversi, però diciamo che i professionisti europei siamo in cinque che creano questa macchina. Ecco, quali sono i paesi che utilizzano questa macchina? In Europa, Asia? Noi siamo, giustamente essendo italiani, abbiamo principalmente creato un business in Europa, ma ora l'anno scorso abbiamo iniziato in Sud America e soprattutto anche in Asia, dove finalmente il mercato si è aperto al riciclo. Meno male. E quindi diciamo che in tutto il mondo c'è possibilità di miglioramento e noi stiamo con agenti naturalmente e con vari venditori stiamo cercando di ampliare la rete vendita. Diciamo che l'Europa è in testa a questa classifica, no? Sì, attualmente l'Europa resta in testa. Il Nord Europa in particolar modo? Diciamo che è più facile perché sono meno persone che giustamente inquinano. Esatto. Quindi lì è facile fare le percentuali. Dipende ovviamente da quanti inquinatori ci sono e
la qualità di questi, perché c'è qualità e qualità di inquina, c'è uno che ha consapevolezza, inquina poco, e quello che se ne frega altamente butta. No, in Italia stiamo implementando molto tutte le linee di riciclo, anche perché la plastica non è plastica, ma ci sono vari tipi di plastica, quindi ogni riciclatore si specializza su una tipologia, ed è una delle spiegazioni che sono state fatte in Ariuara, perché l'idea della plastica in generale non è plastica. Certo. E ogni tipo di plastica deve essere riciclata in un modo diverso. Ha un suo specifico riciclato. Esatto. Certo. E quindi i macchinari, l'Italia è in testa, assieme alla Germania, come impianti e come produttori di macchinari per il riciclo della plastica. Certo. Beh, tra 3 mesi sarete in 2, io vi faccio tanti auguri da parte mia e di tutta la redazione di Greenbees, grazie per essere intervenuta, grazie a suo padre, e noi ci vediamo la prossima volta. Buonasera, grazie, arrivederci. Grazie.